Nagasaki, 1932. Cantate, cantate amici, è l'ultimo giorno di Valdoria, brindiamo ai futuri medici. Shintaro, quest'ultimo ballo lo vuoi fare con me? Figurati se non vuole. No, vogliamo ballare con te. Ehi, Nagai, domani finalmente la laurea, eh? E dopo cosa farai? Io ho deciso di restare all'università. Ah, sì? E i tuoi genitori? Beh, mio padre mi lascia fare quello che voglio. Bravi. La medicina interna avrà in te la rivelazione del secolo. Di tutti i tempi. Hai ragione. Ehi tu, Madame Butterfly. Tom, piove. Oh, passerà. Siamo dottori, siamo laureati. E non vuole mica smettere, eh? Ehi, guarda. È un quartiere strano, Huracan. Pregano dalla mattina alla sera. Direi che strano sei tu che l'hai scelto per venire ad abitarci. Ma è più tranquillo qui. E ho una stanza piena di sole. Ah, comunque non fa per me. Su, andiamo. Sì, andiamo. Oh, vi siete tutti bagnati. Infatti. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Siete molto in ritardo stasera. Già, un mio collega. Benvenuto. Grazie. Prego, accomodatevi. Lì, ma è per il sole o per quella ragazza? Oh, ma smettila. Quella sarebbe la cattedrale. Sì, sì, è veramente un bel posticino. Te l'avevo detto. E questo cos'è? Ah, un oggetto sacro. Pare che questa casa appartenesse ad un martire. Caritas Christi. Sarebbe questo il famoso Cristo. Sì, sta bene qua, ma io preferisco decisamente i quartieri bassi, dove quando ne hai voglia almeno puoi bere e fare baldoria. Sei sempre il solito tu. Ah, sicuro. Grazie tante. A voi. Grazie. Ma qui pregate sempre. Perché poi pregate? Così. Però, mica male, eh? Sì, me ne ero accorto. Lo credo. Ai. Cos'hai? Hai saputo? È un'otite acuta. Sembra che minacci la meningite. E allora? Hanno deciso di operarlo. Che guai ammalarsi proprio il giorno della laurea. Ma com'è stato? Tutta quella pioggia dell'altro giorno. Speriamo bene. In questo momento in cui la nostra patria attraversa un periodo difficile, mentre il progresso delle scienze ha raggiunto il suo apogeo e le tesi scientifiche più disparate sono in conflitto, noi, terminati i nostri studi, scendiamo in campo per apportare il nostro contributo. Beh, che impressione ti fa essere laureato? Ti sarà dispiaciuto non essere alla cerimonia. Ma intanto te la sei cavata e per adesso non crepi. Sei scampato proprio per miracolo. Non sento. Come? Ho perduto l'udito.
Beh, come va? Oh, andiamo meglio. Avete una bella cera. Sì. Professore, scusate, credete che possa guarire? Riacquisterà l'udito, ma non perfettamente. Ma come farà allora? È rovinato. La medicina interna non è più per lui, non potrà usare lo stetoscopio. Yamashita, vorrei consigliargli di fare il radiologo. Ecco, per adesso la radiologia non è che una scienza complementare, nessuno se ne interessa. Ma sono certo che ha un avvenire. E per Nagai questa è la sola strada possibile. Nagai, guardate. Arrivederci, tornerò più tardi. Addio. Yamashita, come sono poco sicuri i nostri progetti. Basta una pioggia di primavera e la medicina interna è finita per me. E adesso raggi X, un mestiere che non mi interessa e che mi toccherà di fare per tutta la vita. È andata così. C'è nessuno? Permesso? Un momento, vengo subito. Buongiorno. Siete il dottor Nagai, buongiorno. Prendetevi a servizio, benvenuto. Il direttore? È impaziente di vedervi, prego. Grazie. Siamo messi piuttosto male, vero, dottore? Accomodatevi. In confronto agli altri reparti, questo è una totale. Ma perché avete scelto proprio radiologia? Io non vedo l'ora di andarmene, voi ci venite. Siete un originale. Avanti. C'è il dottor Nagai, professore. Prego. Mi hanno destinato al vostro reparto. Il mio unico allievo, benvenuto. Anch'io, sapete... Sì, lo so. Non siete qui per amore della radiologia. È vero. Siete sincero. Ma le circostanze non contano. Andremo d'accordo. Avete un'aria intelligente. Accomodatevi. Grazie. Ritornando dall'Europa in Giappone... rimasi sbalordito. Incredibile. In Europa, per la radiologia c'è un interesse enorme. Qui da noi siamo dei tollerati. Questo edificio indecoroso in cui ci hanno confinati ne è la prova più evidente. Ma presto vedrete, saranno costretti a ricredersi. Perché questa è la nuova scienza, la scienza dell'avvenire. Mi sembra però che non siate del tutto convinto, eh? Basta ora con la propaganda. Venite, vi faccio vedere il reparto. Questa è la sala dei raggi X. Non abbiamo molti clienti. Gli apparecchi sono in riposo. E questo è il laboratorio. Nagai, vedete, questo è il professor Horknecht. Ha consacrato la sua vita allo studio dei raggi X. Grazie a lui, la radiologia ha fatto dei progressi enormi. Ma col tempo, il cancro gli ha preso le mani. Dovettero amputargli le dita e infine tutto il braccio destro. Questa è Madame Curie. La scienziata che scoprì il radium, un'altra vittima dei raggi X, morì di anemia perniciosa.
Il professor Alberto Schoenberg. Anche lui, per la stessa ragione, perdette un braccio fino alla spalla. Nagai, non dobbiamo dimenticare questi esempi. Essi dimostrano quanto sia duro il cammino della verità. Continuamente. E voi invece pregate. Smettete mai di lavorare? Dovreste distrarvi un po'. Io devo ricominciare tutto dal principio. È una gran fatica rimettersi in pari. Val proprio la pena di faticare tanto per una specializzazione senza importanza e senza pazienti. Veramente la radiologia non è quella cosa sciocca che voi credete. Davvero? Oh, a proposito, è arrivato il vostro trasferimento. Col prossimo mese siete al reparto di medicina interna. Auguri. Grazie. Oh, non vi mancherà certo il lavoro. Là ci saranno molti pazienti, vedrete. Poi è un magnifico edificio, come piace a voi. Siete fortunata. Vi auguro buon lavoro. Certo, sarà triste. Nessuno qui porterà più dei fiori. Dottore, se guarirete verrete anche voi, vero? La medicina interna vi interessa sempre. No, ho abbandonato l'idea. La radiologia comincia a piacermi. Non credo che la lascerò. Dottore, e c'è il dottor Yoshitsa che è del reparto di medicina. Sembra che sia furioso contro di voi. Oh, oh. Volevate me? Sì, vorrei parlarvi. Si tratta, dottore, di quel mio malato di cancro. Voi dite che bisogna sottoporlo ad una scarica di 2000 unità Röntgen. Siete pregato di ridurre la scarica a 800, capito? Come avevo prescritto io. Che cosa credete? Di poter fare il vostro comodo qui dentro? Scusate, ma non potreste lasciare a noi il nostro mestiere? Ci avete affidato un malato perché lo curassimo coi raggi? Naturalmente, ma non per chiedervi la diagnosi o il metodo di cura. Ecco, noi vi chiediamo solo la cura fisiologica, capito? Non ci interessa affatto il vostro punto di vista. In ogni caso, ricordatevi bene, il medico curante sono io, per cui 800 Röntgen, non si discute. Veramente, quando vi sento insistere tanto sugli 800 Röntgen... Ho proprio l'impressione che non sappiate quello che dite. In fatto di radiologia, mio illustre collega, forse avrete letto qualche vecchio trattato elementare. Siete indietro di 7 anni almeno. Caro dottore, non sono venuto a prendere una lezione proprio da voi. Il preciso dovere del vostro reparto non è di prescrivere le cure, ma soltanto di eseguirle. La vostra specialità non ha neppure un reparto autonomo. Voi non siete niente! Dunque, cose che la pensate? Che fate? Lasciatemi! Lasciatemi, siamo dei medici! Se voi lo siete, rinuncio al titolo! Vi vergognerei!
Dottor Nagai, basta, basta! Non lasciatevi trasportare in questo modo dall'ira. Studieremo noi il caso del vostro paziente e vi faremo conoscere le nostre conclusioni. Grazie, grazie, professore. Ne riparleremo. No, signorina, la vostra nomina è pronta. Contenta? Cercate di venire via il più presto da questo posto. Non è per voi. Nagai, mai uno scienziato deve perdere la calma. La scienza prova da sé la sua verità, vero? Se ci si dovesse inquietare ogni volta che ci capita di incontrare l'incomprensione altrui, allora non si finirebbe più. Non dimenticate, la verità scientifica va provata con altri mezzi, non con la violenza. Cercate di controllarvi, eh? Anche mio padre mi rimproverava spesso per il mio carattere. Dottore, io sono sicura che il reparto di radiologia diventerà molto importante. Ho deciso di rimanere qui. Avanti! Buongiorno. 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 Avete dimenticato un'altra volta la colazione? Oh, grazie. Molto gentile. Vorrei pregarvi di tornare a casa presto stasera. Volentieri. Perché? Ma perché è Natale. Ah, già. È vero. Mio padre mi ha detto di invitarvi a cena stasera. Gentile. Solo, vedete, io non conosco le vostre usanze cristiane, vi disturberò. Ma che dite? Allora vi aspettiamo. Venite presto. Adesso vado. I miei alunni mi stanno aspettando. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Dottore, voi dimenticate sempre qualcosa. Già. Sarà forse perché meditate troppo? No, non è questa la ragione. È che sono pieno di difetti. Qualche malato? No, nessuno. Bello qui. Ci venite spesso? Sì. È il punto che mi piace di più. Probabilmente Madame Butterfly abitava un posto così. Ah, siete un romantico. Non lo sapevo. E da qui? Madame Butterfly scrutava l'orizzonte? Non so. Non conosco i particolari. Scusate, dottore.
La signorina, quella che vi ha portato la colazione, è una cattolica, vero? Sì, prega continuamente. È una cattolica. Può sposare soltanto un uomo cattolico, non è vero? Già, sembra che sia così, che ci voglia il permesso di Dio. È scomodo. Servitevi, dottore. Non fate complimenti. Benedite noi, oh Signore, il cibo che stiamo per prendere, per grazia vostra, così sia. Vi ricordate la prima volta che sono venuto? Sì, vi ho mandato via e 3 giorni dopo lui è tornato con tutte le valigie. Avrete pensato che sono un testardo? No, no. Il terzo giorno era il giorno di Pasqua. Ho pensato che vi mandava la provvidenza e così vi diedi la camera, sperando che forse un giorno vi sareste convertito. E se devo essere sincero, vi dirò che non ho ancora perso la speranza. Voi studiate le scienze, ma pensate che esse possano guarire la sofferenza morale? No, non è possibile. Dottore, per capire tante cose la ragione non basta. È proprio così, perché tutto dipende dalla volontà di Dio. Volete? Sì. Sentite le campane e la messa di Natale. Alla cattedrale stasera c'è la messa di mezzanotte. Suonano per questo. Perché non venite con noi, dottore? È un posto simpatico. Veniteci. Sì, ma io non sono un fedele. Anche quelli che sono andati ad adorare Gesù bambino nel presepe erano tutti infedeli. Nessuno è fedele fin dal principio. Quelli che non conoscono il buon Dio sono veramente infelici. Dottore, ancora? No, grazie. Dottore, penso che siate seccato. Oh, no, no, affatto. Mio padre, sapete, vi vuole molto bene. Ed è per questo che vi ha parlato così. Vi prego di perdonare. Allora, noi adesso andiamo alla messa. Di Dio.
La fede consiste nel riconoscimento di una superiore verità che oltrepassa i limiti dell'intelligenza umana. Sant'Agostino dice che la fede è la certezza nell'esistenza di un Dio invisibile, ma l'uomo può approvare Dio con l'ausilio della ragione e dell'intelligenza. È l'anima che trova Dio. L'anima, quando è pura, ci permette di giungere a questa certezza. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che hanno l'anima monda, perché vedranno il Dio. Tavolo? Naturalmente, ve ne ringrazio. Lavoreremo ancora insieme, vedrete. Certo. Tornate, ve ne prego. D'accordo. Per ora non penso di morire. Oh, nevica. Addio. Pensate di venirvi incontro. Grazie. Buonasera. Oh, bentornato. Allora, dottore, domattina ci lasciate? Sì, vi ho aspettato per salutarvi. Come va? Come Dio vuole. Sentiremo molto la vostra mancanza, dottore. Ah, avete già messo via tutto? Sì, lasceremo così, fino al giorno del vostro ritorno. Grazie. E se non dovessi tornare, mandate tutto ai miei genitori.
sicura che voi tornerete. Noi qui pregheremo per voi. Dottore, ho fatto un maglione per voi. Ho pensato che farà molto freddo laggiù. Oh, grazie. Niente, è una cosa così, così da poco. Non per me. Mi ricorderà Midori. È un catechismo. È fatto per quelli che non conoscono la religione cattolica. Se voi poteste leggerlo, quando avrete un po' di tempo. Sì. Per l'appunto avevo pensato di chiedervelo. Grazie. E adesso, ricordatevi che avete promesso di cenare con noi. Andiamo. Sì. Quello che succederà di noi domani. La vita non conta. Possibile che non esista altro che la disperazione. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Ricordatevi, Signore, che il vostro divin figlio Gesù è morto per la salute dei peccatori. Abbiate pietà di quelli che ancora non vi conoscono. Quando vedrà il nuovo reparto. Che tipo è il dottor Nagai? Simpaticissimo, un uomo straordinario. Ma si fa desiderare. E dopo 2 anni di guerra avrà altro da fare oggi. Sai cosa faccio? Ho deciso, voglio andargli incontro. Padre, un gran peccatore come me potrà ricorrere alla misericordia di Dio. Sentite, voi siete un medico. Sì. Quelli che vengono da voi, perché li curiate, sono forse in buona salute? No. Sono malati? Sì. I medici guariscono le malattie del corpo. Gesù guarisce le malattie dell'anima. Gesù, nostro Signore, ha detto: non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Avete capito? Sì.
Beh, che ve ne pare? Bene. Ormai la nostra facoltà si è ben sistemata, eh? Vedo. Il dottor Tanimura, Nagai. Molto lieto. Piacere. Ha l'aria intelligente. Ma lui non c'era ai tempi eroici. Già. Buongiorno. Buongiorno. Ormai l'importanza della radiologia è riconosciuta ufficialmente. Signorina, complimenti anche a voi. Grazie. Questa ragazza è un po' strana. Adesso le è venuto in mente di andare Croce Rossina nell'esercito. Come? Sì, proprio ora che tutto va bene. Mo, va un po' a capirle le donne. Signorina, ma è vero? Sì. Non dovete. Voi non sapete cosa sia un campo di battaglia. Credete? Io non ho paura. Anche se non mi sono fatta cattolica come voi. Voi vi siete fatto cattolico? Sì. Aspettavo il momento opportuno per dirvelo. Si tratta di un problema personale o di indole scientifica? Comunque, io spero, Nagai, che questo non significhi la violenza alla scienza, eh? Professore, io ho incontrato il Dio dell'universo lungo la via della scienza. Mi sono reso conto che il segreto dell'universo supera la stessa scienza. Un problema grosso questo. Vedete, la verità scientifica, meglio ancora, ogni sforzo compiuto verso la verità ci conduce a scoprire l'esistenza di Dio. È un campo che non conosco. Ma so che siete onesto e ho molta fiducia in quello che fate. Addio. Professore. Eh? Desidero parlarvi di un'altra cosa molto importante per me. Ah, che c'è? Ho deciso di sposarmi. Oh, congratulazioni. Questo è un genere di discorso che capisco perfettamente. Ditemi, ditemi. E chi è la fortunata? La figlia del mio padrone di casa. Dopo le nozze, il dottor Nagai fu nominato ordinario di radiologia. Potremmo paragonare l'atomo al sistema solare di cui facciamo parte. Come i milioni di stelle che si muovono nel tempo prestabilito lungo le loro orbite, così l'atomo è un minuscolo sistema solare, piccolissimo, costituito dal nucleo e da alcuni elementi, da 1 a 92, i quali si muovono intorno al nucleo. Due culle, quella del primo bambino, Makoto, poi di una bambina, Kayano, vennero presto ad arricchire di nuova tenerezza la felicità domestica di Paolo Nagai. Così qualche anno fra i più lieti della sua vita passò come un sogno. Fra la casa, l'ospedale, l'università. All'ambulatorio dei poveri e alla prevenzione contro la tubercolosi, il professor Nagai dedicava gran parte del proprio tempo, prodigandosi fino al limite delle proprie energie e raggiungendo i più brillanti risultati. Sì, va bene. Thank you.
Professore, siete stanco. Possiamo continuare noi. Sono diverse notti che non riposate. Perché non andate a casa? No, non sono tanto stanco. Quanti malati ci sono? 30. Avanti allora. Bene. Signorina Maida? Sì. Signorina Kaneko? Sì. Cara, sei tu? Sì, ti ho portato la colazione. Ah. Avrai appetito? Appetito? Ho una fame. Sarà quasi mezzanotte, no? Oh. Altro che mezzanotte. Ah. Ecco, ora capisco perché ho fame. Come stanno i bambini? Quanti giorni sono che non li vedi? Saranno già svegli. Oggi è domenica e vorrebbero andare a messa con il loro papà. Sicuro. È un pezzo che non mi faccio vedere a casa. Caro, è una settimana che non ti muovi di qui. È terribile. Tutte le notti, lo sai, c'è l'allarme. E io sono sola coi bambini. È una tale preoccupazione. Lo so che anche tu hai tanto da lavorare, caro. Ma per me... È giusto. Mi dispiace, sai, di lasciarti così sola. No, no. È per la tua salute che mi preoccupo. Non puoi andare avanti sempre così. Siamo in guerra, tutti. Yeah. Lo sai che il nostro direttore è stato trasferito? Oh, il tuo professore? Sì, è trasferito a Kyoto. E tutta la responsabilità del reparto di radiologia è sulle mie spalle ora. Ah, ti hanno fatto direttore? Già. E per prima cosa chiederò un aumento. Ti sembra decente che la moglie del direttore faccia la sarta? Papà! Papà! Sono venuti fin qui. Siete venuti da soli. Abbiamo fatto tutta una corsa da casa fin qui. Che bravi. Che fai oggi? Oggi papà è libero. La porta è laggiù. Sì, sì. Si sono fatti grandi, eh? Sì. Guarda che meraviglia. Che bellezza. È incredibile che laggiù gli uomini si uccidano. Eh sì, se tutti guardassimo di più il cielo. Thank you.
è niente. Non è niente. Buongiorno, professore. Buongiorno. 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 Buongiorno professore, come state? Eravamo preoccupati per voi. No, niente di preoccupante. Preparate l'apparecchio. Come? Già gli ammalati? Sì, uno grave sembra. Professore, dov'è l'ammalato? Eccolo qua. Voi, professore? Già. Voi siete preoccupati per me. E io ho pensato di dare un'occhiata alla mia carcassa. Tanimura, preparati. Interessante. Sì. Accendete. Ino, che cosa aspettate? Su, chiamateci. Vado. La leucemia, purtroppo, è un pericolo comune a tutti gli studiosi di radiologia. Lo so. Ma io non avrei mai pensato che voi sareste stato la prima vittima. Ne sono desolato. Noi lo sappiamo bene cos'è questa malattia. Potrete avere ancora 3 anni di vita. Sì. Non cerco di consolarvi. Io vi ho parlato con franchezza. Nagai, come sapete, il mio trasferimento è stato deciso ormai. E se anche voi ve ne andrete, non si combinerà più niente qui. D'altra parte, io non posso chiedervi di rimanere nelle vostre attuali condizioni. Vostra moglie l'avete già messa al corrente? No. Gliene parlerò. Sì, parlatele, consigliatevi con lei. Ah, che notte splendida. Avremo di sicuro l'allarme. Bentornato. Come? Sei ancora in piedi? Sei rimasto a lavorare fino a tardi anche stasera. No, ho fatto 2 chiacchiere col professore. Ah, dormono i bambini. Sì, volevano aspettarsi, poi si sono addormentati.
Cos'è? C'è qualche cosa che non va? Non stai bene? No, no. Niente. Ti preparo una tazza di tè? Sì. Midori. Midori. Eccomi. Sai, devo dirti una cosa importante. Oddio. Dimmi. No, non fare quella faccia preoccupata. Quest'oggi mi sono fatto visitare. Effettivamente, sono ammalato. Di leucemia. È grave. Devo essere sincero. Mi restano 3 anni di vita. Sai, per un radiologo, una malattia come questa è come una decorazione sul campo. La situazione del nostro reparto esige che io prenda una decisione. Per me tutto questo non cambia nulla. Ma io vorrei il tuo consenso. 3 anni sono abbastanza per fare un buon lavoro. Se potrò continuare i miei studi nel mio laboratorio fino alla fine. D'accordo? Midori? Sì, caro. Perdona, hai sofferto tanto. Non avrei voluto. Io speravo di poterti rendere felice. Perdona. Bisogna fare offerta di tutto al Signore. E adesso ci restano tante cose da fare e così poco tempo. Andiamo anche noi. Sì. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forza! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forza! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prendo, papà! Ancora! Va bene, ancora. Su, su, forza! Coraggio! No. Guarda che cielo meraviglioso. Del nonno, bisogna che siate buoni, che non lo facciate arrabbiare. E quanto ci resteremo? Ma probabilmente fino alla fine della guerra.
Ma poi verrete a trovarci? Sì. Il papà e la mamma verranno spesso. Ci sono sempre i bombardamenti. I bambini non possono restare in città. Il maestro dice che il Giappone combatterà finché saremo tutti morti. Le rovine della guerra coprono ormai tutto il Giappone. È proprio triste senza i bambini. Eh sì. Abbiamo promesso di andare a trovare domenica prossima. Ci aspetteranno con impazienza. Certo. Chissà quante avventure hanno da raccontarci. Senti. Cosa? Domenica ci andiamo proprio. Bisognerà portare qualcosa, però. Già. Farò dei dolci, come l'ultima volta. Sì. Oggi è il 9. Mancano ancora 3 giorni. Non vedo l'ora. Anch'io. Ah, senti. Dimmi. Dicono che il prossimo bombardamento sarà su Nagasaki. Ah, sì? Ti prego, sta attento. Sicuro. Ma non è facile conoscere le intenzioni delle bombe. Tu, piuttosto. La tua vita è più importante della mia, lo sai. Arrivederci. Arrivederci. Sei sempre così distratto. Già, è un difetto che mi resterà tutta la vita. Su Nagasaki segna per il Giappone la fine della guerra. Thank you.
Professore. Makoto, Kayano. Papà, e la mamma, e la mamma. La mamma. La radioattività che si è prodotta durerà a lungo. Ieri ho visto lunghe file di formiche, oggi ho visto dei vermi. Questo vuol dire che la vita qui è ancora possibile. Per la terza volta Nagasaki è stata distrutta. Tokugawa la distrusse nel 1629. Al principio dell'era dei Meiji fu distrutta per la seconda volta. I fedeli dispersi, dati in preda alle fiamme, esiliati, ma la gran fede dei cristiani ha sempre saputo ricostruire la nostra città. Noi prendiamo impegno solenne di fare di Nagasaki l'ultima città del mondo distrutta dall'atomo. Il mondo sa che Urakami è un quartiere consacrato dalla fede e dal sacrificio. Con l'aiuto di Dio, noi cominciamo sin d'ora la ricostruzione della città santa. Vinto dal male e ridotto all'immobilità, egli non cessò di essere l'animatore della ricostruzione e di prodigarsi instancabilmente nella sua opera di scrittore e di scienziato, studiando su sé medesimo gli effetti delle radiazioni atomiche. Buongiorno. Ti ho portato quei libri, Nagai. Grazie. All'università di Kyushu sono lieti di poterti aiutare. Sai, si aspettano molto dal tuo lavoro. Grazie. Ho deciso di consacrare i giorni che mi rimangono allo studio del morbo atomico. Soltanto temo proprio che non saranno poi molti. Non devi stancarti troppo. Sono nelle mani di Dio. Pensare e scrivere. Non mi rimane altro ormai. È incredibile, però. Quando ripenso alla tua storia, che strano destino il tuo. Destino. Tu lo chiami destino. Aver preso radiologia, mio malgrado. Aver preso alloggio in una casa di cristiani. Tutto questo è stato mosso dalle mani invisibili di Dio. Certo, la vostra fede è una grande forza. Papà, guarda! Guarda cosa ci ha regalato il padre! Cos'è? È per Cagliaro, che va a scuola per la prima volta. Gentile.
Come va, caro Lagai? Padre, perché vi disturbate sempre? Ma che... Buongiorno. Buongiorno. Il mio amico, il professor Yamashita. Onoratissimo. Molto lieto. Kayano, hai avuto un bel regalo. Hai detto grazie al padre? Sì, mi ha già ringraziato. Grazie infinite, padre. Di niente. Nagai, presto le campane di Nagasaki torneranno a suonare, sapete? Complimenti, Kayano. Ora hai tutto quello che ti occorre per andare a scuola. Adesso però mettiamo via tutto, eh? Sì, mettiamo via. Ecco. Andate a giocare un altro po'. Sì, sì, papà. Professore, ho portato della frutta per i vostri bambini. Oh, grazie. E questa è la biancheria pulita. Mi dispiace darvi tanto disturbo. Oh, niente. Arrivederci, professore. Vedo che non ti abbandonano. No. Anch'io vorrei aiutarti. Non preoccuparti. I cristiani mi aiutano in ogni modo. Il problema vero è quello dei miei bambini. Come faranno? Lasciando questi ragazzi, presto dovrò abbandonare questo mondo. Quando il mio corpo non sarà più in questa stanza, i ragazzi, tornando dalla tomba materna, sedendo qui in questa stanza, a chi? E di che cosa potranno parlare? Bel vestito. Fatti un po' vedere. Su, aiutala a mettersi la cartella. Sì, papà. Permesso?
dottore. Yamada. Pensavo di farvi piacere. Siete stata molto gentile a venire. Ho saputo di voi dai giornali. Soffrite molto. No. E in ogni modo, ho qui dei bravi infermieri. Sono i vostri bambini questi? Sì. E per la piccola oggi è il primo giorno di scuola. Bene. Brava. Su. Ora andate. Eh? Altrimenti farete tardi. Sì, papà. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Makoto, accompagnala tu in classe. Sì. Kayano, non allontanarti da tuo fratello. Arrivederci, papà. Arrivederci. Arrivederci. Prego, accomodate. Grazie. È una specie di scatola. No, affatto. Ho saputo che siete rimasto solo. Sì. Cagliano, andiamo su. Dove vai? Kayano, cosa c'è adesso? Va a scuola. Professore, la piccola è triste. L'accompagni? No, lasciate. Dopo la mia morte, dovrà essere suo fratello a proteggerla. Potrei rimanere qui accanto a voi. Non potrei aver cura di voi e dei vostri bambini. Io sono sempre sola. Lasciate che resti qui. Da oggi, ve ne prego, professore. Ve ne prego. È per questo che ho deciso di venire. Sono io che ho tanto bisogno di voi. Yamada, grazie della vostra bontà e grazie del vostro spirito di sacrificio. Ma io sento che non posso accettare. Dovrei pensare seriamente ai miei bambini perché domani forse sarò morto. D'altra parte, non ho il coraggio di dar loro una seconda madre. Io non ho niente, vedete. Non possiedo nessuna ricchezza. Ma ai miei bambini desidero lasciare il ricordo del loro babbo e della loro mamma. Yamada, lasciatemi, vi prego, a questo mio capriccio di ammalato. Credo di capire. Professore, pregherò da lontano per voi. Per i vostri bambini. Grazie. Non so quando Dio chiamerà vostro padre.
lasciandovi soli su questa terra. Siate sempre leali, onesti, amabili. Fate del bene senza insuperbire. E sempre il Signore veglierà su di voi. Ora preghiamo. Mentre la vita di Paolo Nagai si spegneva lentamente, la sacra reliquia del braccio di San Francesco Saverio giungeva in Giappone a benedire e confortare i discendenti di coloro che il santo aveva battezzato 4 secoli prima. Il messaggio della speranza cristiana che Paolo Nagai lasciava al Giappone era così confermato dal grande apostolo della sua terra.